Il fiume Tanagro, risorsa oppure pericolo per il Valodiano e non solo? Di questo si è parlato al convegno che si è tenuto a Sala Consilina, voluto dal consorzio di bonifica, dal presidente Beniamino Curcio, che si occupa proprio del fiume Tanagro, alla presenza di numerosi politici del territorio, di tanti tecnici ed esperti del fiume Tanagro. In tanti hanno partecipato a questo dibattito che si è tenuto alla scuola elementare di Sala Consilina, oltre ai saluti del sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone e gli interventi del presidente del parco Tommaso Pellegrino, del presidente della comunità montana Raffaele Accetta, ovviamente di Beniamino Curcio, padrone di casa. Ci sono state anche le relazioni scientifiche di Maria Nicolina Papa dell'Università di Salerno, della dottoressa Maria Pompili della Regione Basilicata, e poi ci sono stati gli interventi sul caso del fiume Tanagro dell'ingegnere Mariano Lucio Allegro e dell'ingegnere Emilio Brunetti. Al termine c'è stato un dibattito fra i presenti per parlare dei problemi del fiume Tanagro, di come intervenire, ma anche delle risorse e di come sfruttare questo solco che attraversa l'intero comprensorio. In passato i corsi d'acqua, il fiume Calore Tanagro in particolare, veniva apprezzato soprattutto da parte degli operatori agricoli, perché insomma serviva per l'economia agricola e era considerato una risorsa a suo tempo. Però insomma negli ultimi tempi è stato abbandonato, non si fanno interventi di manutenzione, ci sono una serie di criticità legate agli schianti, perché se non si controlla la vegetazione, noi siamo contrari ai tagli a raso, ma la vegetazione in ambito fluviale va controllata, perché se questi tronchi che cadono si mettono di traverso si creano degli sbarramenti, esondazioni, allagamenti, minacce e preoccupazione da parte dei cittadini. Chiaramente poi si fa la corsa a chi deve intervenire, non si capisce di chi è la competenza e alla fine i problemi rimangono. E allora c'è questa visione purtroppo abbastanza diffusa che il fiume viene percepito come una minaccia, quindi un pericolo, un fastidio. Ma in realtà noi siamo consapevoli di questo, ci stiamo attrezzando per dare delle risposte in questo senso, perché riteniamo che la pubblica e privata incolumità insomma deve essere anteposta ad altri valori e quindi la sicurezza del territorio è fondamentale. Quindi in primis abbiamo questo obiettivo e ci stiamo prodigando, abbiamo chiesto il tavolo tecnico alla Regione Campania proprio con questo obiettivo, e il progetto che abbiamo approvato qualche mese fa come consorzio va in questa direzione, cioè prevede degli interventi strutturali di manutenzione straordinaria, ma anche di ripristino e di sistemazione per migliorare le condizioni di sicurezza del fiume. Ma non solamente sicurezza, la sicurezza è fondamentale, ma noi siamo in un'epoca in cui le risorse territoriali devono essere messe a valore, perché sono importanti, perché creano economia, perché migliorano la qualità della vita. Abbiamo questa fortuna di avere questo corso d'acqua che solca tutta la piana da Casalbuono fino a Polla, e allora dobbiamo pensare anche di creare attorno a questo filo conduttore, a questa infrastruttura naturale, dei progetti di sviluppo turistico, a creare delle aree quindi che possono essere attrezzate dal punto di vista fruitivo. Ma il progetto deve essere un grande progetto territoriale di pianificazione urbanistica del comprensorio, un progetto insomma che mette a sistema quelle che sono le risorse enogastronomiche, le risorse culturali. Quindi chiaramente noi vogliamo che come consorzio stiamo al centro delle istituzioni, quindi che pianificano lo sviluppo del territorio, perché se ogni ente se ne va per fatti suoi, chi si occupa di acqua pensa solo all'acqua, chi si occupa di urbanistica pensa solo all'urbanistica e non c'è il dialogo tra gli enti, e alla fine non si fanno grandi passi in avanti. Invece, secondo me, lo strumento della concertazione può servire per affrontare queste criticità. Abbiamo questo strumento nuovo che in Regione Campania arriva con ritardo, che è il contratto di fiume. È uno strumento di programmazione negoziata, come lo sono stati altri strumenti in passato. Noi quindi vogliamo come consorzio fare il nostro ruolo. Dobbiamo anche dire che il consorzio di bonifica non ha una competenza specifica in materia di fiumi, di corsi d'acqua naturali, però chiaramente di fronte alle criticità, di fronte alle opportunità di sviluppo turistico, chiaramente noi non possiamo stare con le mani in mano, anche perché il consorzio di bonifica rimane sempre il primo presidio territoriale in materia di ambiente, in materia di acqua e in materia di bonifica.